Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi andiamo avanti con i video dedicati al corso avanzato sui tarocchi Rider-Waite e parliamo del 10 di coppe, che rappresenta il raggiungimento della felicità. Ha un'immagine che richiama proprio questo e adesso andiamo subito a vedere tutti i dettagli. Il 10 di coppe è l'immagine della gioia familiare, però esprime anche la conclusione positiva di una situazione oppure la condivisione della propria felicità interiore. Il pianeta e il segno associati sono Marte in Pesci. Marte indica autocontrollo, meditazione, costanza, pazienza, senso critico, concretezza, riservatezza e umiltà. Invece i pesci indicano incoerenza, imprevedibilità, spirito sognatore, sensibilità, emotività e attrazione per le utopie. Noi vediamo in questo arcano una scenografia che lascia trapelare la gioia, la felicità. Vediamo una coppia che sta contemplando un paesaggio fertile e verde sotto un arcobaleno formato da calici d'oro. Vicino alla coppia ci sono due bambini, che potrebbero essere i loro figli, che danzano gioiosamente vivendo la spensieratezza e l'allegria propria dell'infanzia. La donna indica la polarità femminile, indossa un abito azzurro, simbolo dell'inconscio e dello spirito, e l'uomo, polarità maschile, indossa una casacca arancione, simbolo del conscio e della materia. Entrambi rappresentano la perfetta unione fra la materia e lo spirito. I bambini, simbolo dell'innocenza, rappresentano la famiglia. L'arcobaleno di coppe è l'allegoria del ponte fra cielo e terra. È anche il simbolo dell'alleanza fra Dio e gli uomini. Nella carta, questo arcobaleno è formato da 10 calici che rappresentano il Santo Graal, sinonimo della felicità e dei doni elargiti dal cielo. Significati divinatori. Questo arcano si riferisce ad una persona felice dal punto di vista affettivo e gratificata dal rispetto degli altri. Indica anche armonia, realizzazione di progetti e di ambizioni, amore corrisposto, fama, ottima reputazione e successo con pace interiore. Quindi con questo arcano l'uomo riceve una delle lezioni più importanti che la vita possa offrire. Ossia che il successo completo si può raggiungere soltanto se si è capaci di amare senza pregiudizi e senza discriminazioni. È proprio quando l'uomo riesce a vivere la pienezza dei sentimenti, diventando finalmente consapevole che tutto il mondo è la sua famiglia, che la vita può scorrere in un continuo presente ricco di emozioni, in cui l'intensità del sentimento, sprigionata da una nuova forza interiore, raggiunge l'apice e infonde la felicità. Da ciò nascono una rinnovata soddisfazione e una sensazione di pienezza e di totale, completo appagamento. Vediamo i diversi aspetti. Aspetto psicologico. Questo arcano indirizza lo sguardo verso un profondo senso di appagamento e di serenità, che completa e soddisfa l'uomo consapevole di avere il destino dalla sua parte. Aspetto intellettuale. La carta parla di un uomo intelligente, abile e dinamico. Rappresenta la mente al servizio dell'arte, l'onore, la progettualità che infondono una sensazione di armonia e di completezza. Aspetto emotivo. Rappresenta l'uomo che ama ed è amato. È simbolo dell'amore che dà i suoi frutti, figli o progetti condivisi, ad esempio con il partner, è la felicità, la famiglia, l'amicizia profonda e l'amore eterno. Aspetto materiale allude all'uomo che gode di un'ottima posizione sociale, che vive circondato dagli affetti, dagli amici, dalla famiglia e indica un individuo perfettamente integrato nella collettività, che ha raggiunto il successo e ha coronato i suoi desideri. Abbiamo concluso il viaggio all'interno dell'arcano del 10 di coppe, spero di esservi stata utile, come sempre vi invito a scrivermi nei commenti se avete delle domande. Io vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.